Dunque, c'è questa esigenza forte di lavorare con dei soggetti che conosco, che ho prima vissuto, per cui la montagna è sicuramente uno dei soggetti che prediligo. Sono nata in montagna, mi piace andare in montagna e questa appunto esigenza di ricordare questi posti mentre dipingo è fondamentale, insomma, nel mio lavoro. Sì, molto spesso lavoro dal vero, quindi in formati medio-piccoli li eseguo appunto lavorando sul posto, lavorando dal vero, e anche per i formati più grandi che per ovvi motivi tecnici completo poi in studio, c'è prima una raccolta, insomma uno studio sia come bozzetti sia come raccolta di foto che faccio dal vero personalmente. Ma è stata una scelta così, soprattutto per questo spazio, perché, e soprattutto per questa sala, perché avevo visto appunto prima questa sala sicuramente molto particolare, tutta rivestita di legno, e credo che l'atmosfera poi invernale avesse potuto creare un contrasto forte con il legno invece caldo e quasi soffocante dello spazio. Per cui è stata una scelta appunto e uno stimolo che mi ha suggerito questo spazio del Tubla per questa mostra. Ma sento forse l'esigenza di trovarmi in uno spazio aperto e di poterlo fare senza troppa confusione, quindi con momenti tranquilli e con la necessità di avere silenzio intorno a me. Che è la stessa necessità che ho mentre dipingo, quindi forse c'è questo legame, insomma, tra l'andare in montagna e ricercare questa solitudine, questo spazio aperto ma silenzioso, e il momento in cui dipingo, in cui anche è un momento in cui, insomma, ricerco un silenzio e ricerco una tranquillità. Ma devo dire che è stata una bellissima occasione quella di questa mostra, uno spazio davvero interessante e che mi ha molto stimolato nel preparare i lavori, insomma, sicuramente appunto l'aver visto prima lo spazio è stato di grande stimolo per preparare lavori nuovi, insomma, per preparare tutto questo ciclo di acquerelli, quindi sicuramente uno spazio molto interessante e un'organizzazione perfetta, che ringrazio.